siamo qui al Maracanã dopo la partita, la partitissima Atletico Madrid Roma, che l'Atletico Madrid ha stravinto. Siamo qui con il capitano dell'Atletico, migliore in campo. Una parola su questa partita: all'inizio è cominciato un po' male, con molte discussioni in campo, poi nel finale si è ripreso con questo Atletico Madrid e ha portato a casa questi altri 3 punti, adesso sono 9. Siamo tutti in giovino. È stato calcio solo quello del secondo tempo. Il primo tempo abbiamo esagerato un po' tutti, chiediamo scusa a tutti, agli arbitri, stemperiamo un po' gli animi, abbiamo chiarito con gli avversari, tutto a posto. Parlando di calcio, torniamo amichevole, ci dobbiamo divertire, poi l'arbitro può anche sbagliare, come sbagliamo noi, ma è importante divertirsi. Sbagliamo tutti, sbaglia anche l'arbitro. Parlando di calcio giocato, è stata una bella partita. Siamo a punteggio pieno, continua la cavalcata, ci crediamo. Padron Napi quest'anno vuole stravincere in tutti i campi, ieri l'over 30, altri 3 punti, adesso oggi il trofeo Jack. Dove vuole arrivare questo Padron Napi qui al Maracanã? Fa prendere coraggio alle squadre e pensare di partire dalla panchina, poi entra lui e mettiamo le cose a posto. È vero. Siamo a punteggio pieno. Quando fa così vuole essere pagato il campo. Anche lui, sì, dopo spampanato, una grande prestazione anche del Padron Napi, che ha servito un paio d'assist, ancora non ha messo in rete forse nella prima partita, sì, la prima partita ha segnato Napi, però gioca per la squadra questo Napi, davvero l'uomo in più di questo Atletico. L'uomo in più, sta conservando il gol decisivo quando sta lui. Cioè, abbiamo degli amici che stiamo aspettando. Lo ringraziamo anche per il buono pizza, per il migliore in campo, offerto dal Vesuvius. Andiamo a mangiarlo con lui. Con il padron, ovviamente. Grazie. Oltre alla loro è spampanato. Grazie, alla prossima. Buonasera.
Buonasera, benvenuti al Maracanã Trofeo Jack. È finita anche la seconda partita di questa giornata. È finita Manchester City. Manchester City Tottenham. Una partita molto combattuta, 5-3. Il migliore in campo, mi hanno detto, Dalia, che dopo 10 anni ha rincontrato il suo compagno di squadra, Torisano. Com'è stato questo incontro? È sempre un piacere ritrovarli, lui, Francesco, Nicola, tutto. Dopo 10 anni giochiamo insieme, è stato veramente un piacere. Italia lo ha ritrovato in grandissima forma come 10 anni fa. La classe non è acqua, non si perde col tempo, anzi come il vino migliora. Come mai non sei venuto nelle scorse apparizioni di questa squadra? Il problema di lavoro è sempre all'estero. Ma ci sarai spesso? Sì, appena sono qui sicuramente sono presente, veramente un piacere per loro, poi dopo la partita si andrà a cena, quindi... Come hai visto questa squadra? Che cosa può ambire? L'importante è che ci divertiamo, poi il campo saprà dove arrivare, l'importante è divertirsi. Però una squadra abbastanza compatta che potrà dire la sua del questo trofeo Jack. 7 punti. A 7 punti, si può parlare comunque di corsa al titolo già da adesso. Noi giochiamo per vincere tutte le partite, una per una, poi vediamo. Mentalità molto vincente, chi vuole chiamare in causa anche il capitano? Direi di chiamare Nicola, che a proposito di vittoria è molto, insomma, abituato. Capitano Nicola Cutolo l'ha provata lui ad Antonio questa squadra, l'ha voluto a tutti i costi, ha voluto i tuoi vecchi amici, possiamo dire. Ha fatto una squadra di tutti gli amici, una squadra anche vincente, se si può dire. La mia data migliore, se si può dire, cioè dei miei amici, quindi ecco, Roberto lo ricordo, dopo 10 anni ci siamo incontrati, da quando Roberto, un po' di tempo, ci siamo, hai detto Roberto, dico, ma una partita di calcio, pronto. Erano 4 mesi che non facevo una partita. Pronto. In campo non si è visto, anzi... No, si è visto, con 37 anni si fanno pure sentire, quindi... Comunque si vede anche l'affidamento che avete in campo, forse è questo che vi porta ai risultati che avete, 7 punti non sono pochi in 3 partite, per una squadra esordiente al trofeo Jack. No. Nonostante l'età, qualcuno dice. Sì, l'età è quella che avanza, quindi non possiamo... Però i piedi sono sempre buoni. Sì, puoi chiedere da Fede e kickoff chi siamo noi. Se lo ricorda ragazzi, ancora. Vi lasciamo perché... Va bene, vi congediamo, andiamo a fare la notte, si è fatto una certa ora. Ringraziamo il Manchester City, ci vediamo alla prossima per il trofeo Jack. Grazie a tutti.